Cambio al vertice della FILCA CISL di Milano, il sindacato dei lavoratori dell'edilizia e affini. La categoria ha eletto Alem Gracic nuovo segretario generale. Sarà affiancato in segreteria dai riconfermati Fabio Scotti e Giuseppe Mauri. Gracic subentra a Fabio Del Carro, chiamato ad un nuovo incarico a livello nazionale. Beh, il nuovo incarico per me è una continuazione del percorso che abbiamo già avviato da molti anni in Filca, con ai tempi Francesco Bianchi, con Fabio Del Carro e il mio ritorno dopo un anno di assenza per diversi progetti nazionali e regionali. Sono veramente felice e onorato di svolgere questo importante incarico. Per me è un ritorno a casa, come dicevo, qui sono cresciuto, ho fatto i miei primi passi sindacali da operatore, segretario e oggi da segretario generale. Il settore edile viene da un periodo molto difficile. Oggi il momento del nostro settore è in una fase nuova per noi. Usciamo da una crisi fortissima, abbiamo perso quasi il 50% del nostro, degli addetti del nostro settore e ci stiamo ritrovando una sfida che fino ad oggi non abbiamo mai incontrato, che è quella della fuga dal nostro contratto nazionale. I nostri enti bilaterali oggi registrano dei segnali di ripresa del settore, ma purtroppo moltissime imprese pretendono dai lavoratori inquadramenti contrattuali che non sono adeguati al loro mestiere e al loro lavoro. In questa partita riteniamo che il ruolo importante dovranno svolgere, oltre alle nostre attività politiche e contrattuali, anche gli enti bilaterali e quindi con il nuovo contratto che prevede alcune riforme, alcune importanti decisioni, dobbiamo tornare ad essere forti tra la nostra gente e iniziare a dare le risposte, visto che quest'anno la Cassa Edile e Bilateralità Milanese festeggia 100 anni, così come l'abbiamo fatto in questi 100 anni di grande esperienza. Nel milanese il settore occupa oggi poco meno di 40.000 persone che, tolto qualche grande gruppo, lavorano per imprese con appena 3-4 addetti. Circa il 50% dei lavoratori è di origine straniera, in particolare rumeni, nordafricani e albanesi.